E benvenuti all'appuntamento con il telegiornale di Telenuova. Basta con gli allagamenti nella città di Pagani. Con l'avvio dei lavori di completamento della vasca di laminazione in località Vallone Pignataro, via Perone, dovrebbe finalmente risolversi l'annoso problema degli allagamenti per i cittadini paganesi che da anni, quando piove, sono costretti a far fronte a disagi e problemi per via anche della discesa a valle dei fanghi e detriti. Soddisfatto il sindaco Bottone, che ha effettuato un sopralluogo in questi giorni. Vediamo. Stop agli allagamenti nella città di Pagani. Un passo determinante è stato fatto dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Salvatore Bottone, che ha annunciato la realizzazione dei lavori per la vasca di laminazione per acque al Vallone Pignataro, nel territorio di Pagani, a ridosso con Sant'Egidio. La vasca di laminazione raccoglierà le acque che scendono dalla località Vallone Pignataro, via Perone, dove sono stati avviati interventi per la realizzazione dell'opera che dovrebbe finalmente attutire, quando piove copiosamente, allagamenti e l'arrivo di fanghi e detriti in varie zone della città di Pagani. Infatti, nella vasca convoglieranno le acque che solitamente giungono a valle in grande quantità, causando disagi e problemi ai cittadini. I lavori alla vasca di laminazione di Vallone Pignataro erano fermi da molto tempo. Il sindaco Bottone auspicava potessero essere realizzati in tempi brevi per risolvere la questione allagamenti. Le acque un tempo venivano raccolte invece in vasca Pignataro, passando per canali che attraversavano il territorio di Sant'Egidio, ma che oggi non sono più nelle condizioni ottimali per destinarle alla funzione. Per questo motivo è stato realizzato un condotto utile a far defluire tutto in un nuovo canale. L'opera, la cui progettazione e realizzazione è affidata al consorzio di bonifica, prende forma grazie all'impegno dell'amministrazione comunale, attraverso gli uffici preposti, con la conclusione della procedura per gli interventi attraverso la specifica conferenza dei servizi. Con la realizzazione definitiva di questa vasca di laminazione dovrebbero essere scongiurati finalmente i problemi relativi ad allagamenti in varie zone di Pagani, ad esempio evitando ciò che succede purtroppo in via Cesarano ogni qualvolta arrivano piogge copiose. L'agro nocerino sarnese non è un territorio sicuro dal punto di vista idrogeologico. I rischi riguardano le esondazioni dei torrenti, ma anche le possibili frane. Un modo per aumentare i livelli di sicurezza c'è. Legambiente traccia la strada. Sentiamo nel nostro prossimo servizio il presidente Michele Buonomo. Ancora un istante. Un territorio in pericolo costantemente è quello dell'Agro, dal rischio frane alle continue esondazioni, passando per il rischio sismico. Come emerso ad esempio anche dalla presentazione del piano di protezione civile redatto a Nocera Inferiore, le aree bianche, ossia immuni da pericoli, sono davvero rare. Ma, come spiega il presidente di Legambiente Campania, Michele Buonomo, avviare un percorso che ponga gradualmente tutti in una posizione di maggiore sicurezza è possibile. Innanzitutto abbiamo fatto errori imperdonabili, abbiamo cementificato fiumi e il territorio. Molto spesso i nostri fiumi si trasformano, in caso di piogge sempre più abbondanti e sempre più ristrette, in vere e proprie autostrade d'acqua. Quindi l'esondazione è l'esito quasi naturale oggi, pure perché il nostro territorio è molto cementificato, asfaltato, impermeabilizzato. Noi dovremmo lavorare per togliere parte di questo cemento, di quello inutile, parte dell'asfalto inutile, trovare nuove tipologie di materiali, no? Per i nostri territori. Naturalmente bisogna adeguare una risposta diversa alle diverse tipologie di pericolo. Il rischio sismico non è prevenibile, è un dato incontrovertibile che il nostro territorio è sismico, allora bisogna adeguare progressivamente, partendo dagli edifici pubblici, penso alle scuole, penso ai comuni, penso alle strutture, agli ospedali, adeguarli a questo rischio e quindi investire, dando anche fiato, ossigeno alla nostra economia. Poi bisogna passare sui centri, lavorare sui centri storici, bisogna riflettere su come si costruisce
da adesso nel futuro, non si possono ripetere gli stessi errori. Per quanto riguarda le esondazioni, bisogna decementificare, altri paesi l'hanno fatto in questi anni, penso alla Germania, e sarà sempre più necessario perché il regime delle piogge cambia, no? I cambiamenti climatici non sono più un dato di là da venire, ma sono un dato attuale anche delle nostre zone. E per quanto riguarda poi i versanti delle montagne, bisogna non fare l'errore di lasciarli all'incuria, bisogna prendersi cura, bisogna creare magari parchi naturali, bisogna valorizzare il sottobosco ed è necessario prevenire gli incendi estivi, perché agli incendi estivi fanno inevitabilmente riscontro le frane e gli smottamenti invernali. È stato presentato ieri sera, 29 settembre, il nuovo piano comunale di protezione civile a Rocca Piemonte presso l'Aula Consiliare. Il piano, redatto dall'architetto Giuseppe Ferrara, è stato già approvato in Consiglio Comunale ed è stato realizzato nell'ambito del POR Campania 2007-2013, obiettivo operativo 1.6, interventi finalizzati alla predisposizione, applicazione e diffusione dei piani di protezione civile in conformità alle linee guida per la redazione dei piani di emergenza comunale. Il progetto è stato finanziato con 30.000 euro e comprendeva anche il potenziamento dei sistemi atti a gestire l'emergenza. Il sindaco Andrea Pascarelli e il vice sindaco Guerino Terrone hanno voluto sottolineare l'importanza dell'evento, indicando come storica la data di ieri, definita in ogni caso una tappa di partenza. Ora infatti bisognerà passare alla fase dell'informazione alla popolazione, che prevede la diffusione di brochure informative sui rischi del territorio e sui comportamenti da tenere prima, durante e dopo una possibile emergenza. Incontri nelle scuole e possibile utilizzo di mezzi di comunicazione di massa come la televisione dovranno garantire una capillare diffusione delle notizie utili a mitigare i danni causati da eventi calamitosi. Rese note anche le 8 aree sicure destinate ad accogliere la popolazione in caso di evacuazione delle abitazioni. E non si sono presentati gli amministratori del comune di Rocca Piemonte all'atteso incontro in prefettura per decidere del possibile cambio di gestione per la raccolta dei rifiuti nel piccolo centro dell'agro. I sindacati hanno chiesto con forza che in caso di passaggio di cantiere vengano preservati tutti i posti di lavoro. Il commissario del consorzio di Bacino Salerno 1, Fabio Siani, ha condiviso questa presa di posizione. Intanto a Rocca Piemonte la raccolta sta andando avanti a singhiozzo. Vediamo. Rifiuti in strada a Rocca Piemonte. Il problema è tutt'altro che risolto, anche perché all'attesa riunione operativa che si è tenuta questa mattina in prefettura a Salerno, gli amministratori del comune non si sono presentati. Un'assenza che la dice lunga sul rapporto assolutamente incrinato tra l'ente comune e il consorzio di Bacino Salerno 1 che gestisce il servizio di raccolta a Rocca Piemonte, tanto che in passato si erano tenuti incontri molto accesi, per non dire infuocati, nella sede dell'ente in piazza Zanardelli. All'incontro c'erano invece il delegato della prefettura di Salerno, il commissario liquidatore del consorzio di Bacino, l'avvocato Fabio Siani, e alcuni rappresentanti sindacali. Non si è potuto discutere nel dettaglio della problematica oggetto dell'incontro, cioè le difficoltà nella raccolta rifiuti a Rocca Piemonte e la volontà del sindaco di passaggio di cantiere. Si è potuto quindi affrontare l'argomento non meno spinoso, cioè quello dell'ipotesi, già in fase avanzata, proprio del passaggio di cantiere, paventato anche dai sindacati, e che era stato anticipato già qualche giorno fa dal sindaco Pascarelli. I sindacati hanno chiesto con forza al prefetto che nel caso di passaggio di gestione ad altra azienda del servizio, il comune dovrà impegnarsi a integrare nell'organico le maestranze già presenti oggi. Quindi nessun taglio o spostamenti di unità lavorative dal comune di Rocca, è questo che i sindacati hanno chiesto. Il consorzio di Bacino Salerno 1, dal canto suo, si è detto assolutamente disponibile ad accettare un'uscita del comune di Rocca dal consorzio stesso, condividendo il passaggio dei sindacati, e cioè di garantire innanzitutto i posti di lavoro esistenti. Adesso si attende una presa di posizione decisa e definitiva del sindaco di Rocca Piemonte. C'è la possibilità che entro breve termine il servizio di raccolta rifiuti venga affidato temporaneamente ad altro soggetto. È tutto da vedere poi se questa nuova azienda assorbirà completamente le maestranze oppure no. Ed
restiamo ancora sul tema dell'ambiente, resta fermo il comune di Campania sul suo no alla delocalizzazione presso la sua città delle fonderie Pisano. Vediamo. Il comune di Campania ha una condizione specifica ambientale e paesaggistica, nonché una programmazione che fa leva sul rispetto dell'ambiente. Così ribadisce il suo secco no il sindaco della Piana, Roberto Monaco, alla delocalizzazione delle fonderie Pisano nel comune di Campania. Mentre continua dinanzi ai cancelli dell'ex fabbrica di mattoni RDB, il sito individuato dalla proprietà dei Pisano per realizzare un nuovo impianto delle fonderie, l'amministrazione, in presidio di protesta dinanzi ai cancelli dell'azienda, ferma per fallimento da diversi anni, fa leva su aspetti di natura ambientale e paesaggistica, rimarcando di aver anche avviato un piano d'azione delle energie sostenibili approvato dalla Commissione europea. L'area di circa 97.000 metri quadrati, situata proprio all'uscita dell'autostrada di Campania, acquisita una decina d'anni fa da Fantini Scianatico, gruppo leader in Italia nella produzione e commercializzazione di materiali per l'edilizia, se per i Pisano è strategica ben situata di fronte all'autostrada, per il comune di Campania la struttura è incompatibile, inappropriata ed inopportuna. E mentre uno striscione ed un gazebo che ospita la protesta dei cittadini evidenzia il no di Campania alla delocalizzazione delle fonderie Pisano, dopo il consiglio comunale monotematico anche il comune di Eboli si affianca e sostiene la battaglia per scongiurare la realizzazione dell'impianto di lavorazione della ghisa. Nei prossimi giorni invece il sindaco Monaco e i consiglieri di minoranza chiederanno alla provincia di Salerno un consiglio monotematico ed un incontro con il presidente Giuseppe Canfora. Torniamo a parlare del rischio del blocco dell'H24 per la terapia intensiva neonatale all'ospedale Umberto I di Nocera Inferiore. Il sindaco Torquato resta in attesa di un incontro con il direttore generale per discutere della soluzione avanzata proprio dai camici bianchi del Latino, ossia unire il personale del loro reparto con quello di pediatria per evitare il blocco parziale. Ma il primo cittadino intende incontrare i vertici ASL anche per discutere di altre problematiche che interessano la struttura di Viale San Francesco. Ecco uno stralcio dell'intervista al sindaco che potrete ascoltare integralmente domani su queste ed altre questioni nella nostra trasmissione Filo Diretto. C'è bisogno di un incontro con l'ASL, un incontro urgente. Lo sottolinea, lo ribadisce il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato dopo aver raccolto la richiesta d'aiuto giunta dalla terapia intensiva neonatale dell'ospedale Umberto I, che rischia di veder sospeso il servizio H24 per carenza di personale. Il primo cittadino è ancora in attesa di poter avere un faccia a faccia con il direttore generale Antonio Giordano per parlare della questione. Intanto lancia anche un appello affinché si accolga la richiesta avanzata proprio da Latin. Si chiede di unire personale di terapia intensiva neonatale e di pediatria per evitare il blocco dell'H24 in un reparto che rappresenta una delle eccellenze dell'Umberto I. Ma il primo cittadino preme in un incontro anche per discutere di altre problematiche che interessano la struttura sanitaria di Viale San Francesco. In attesa di incontrare il direttore generale, alle cui orecchie spero di essere riuscito già incontrando altri funzionari a fare arrivare questa esigenza, quella di poter riorganizzare il reparto della terapia intensiva neonatale senza perdere il servizio in H24, ma unificando le prestazioni del personale della pediatria e della terapia intensiva neonatale, che peraltro è un unico reparto, questo permetterebbe con un criterio turnario, in attesa dei rinforzi di personale, di mantenere lo standard di servizio per H24. Se poi l'obiettivo dell'azienda è quella di arrivare ad una depressione delle funzioni della nostra TIN, allora è un altro ragionamento, ma questo io oggi, allo stato delle mie notizie, non sono in grado né di poterlo confermare né di poterlo smentire. Ci sono anche altre, noi abbiamo avuto con il nuovo atto aziendale un potenziamento dei posti letto e si spera di conseguenza del personale presso il nostro ospedale. Diciamo che almeno sulla carta un'idea positiva c'è, al di là di qualche vicenda specifica
di unificazioni di unità operative ospedaliere, su cui io non sono d'accordo, però poi non faccio il dirigente sanitario, non faccio il dirigente ospedaliero, poi è chiaro che tutti quanti hanno aspirazioni, ma anche questo argomento sarà portato all'attenzione, mi riferisco a delle unificazioni dipartimentali tra medicina, gastroenterologia e credo nefrologia. Pur tuttavia c'è necessità di incontrare il direttore generale, noi siamo in una specie di impasse all'Umberto I perché il direttore sanitario, il dottore D'Ambrosio, per ragioni personali attualmente è in malattia, c'è un facente funzioni, il direttore generale è stato in ospedale da noi circa prima dell'estate, nel periodo pieno estivo, ho chiesto di incontrarlo di qui a breve, spero di poter avere questo incontro. Le azioni rimangono ancora bloccate presso l'ospedale Tortora di Pagani ed in conseguenza la continua e crescente richiesta di sangue anche per le zone terremotate. L'Avis paganese ha organizzato la doppia raccolta per domenica 2 ottobre e domenica 30 ottobre dalle 8.30 alle 12.30, giornata di raccolta organizzata con autoemoteca attrezzata presso il centro sociale di Pagani in via De Gasperi numero 16. Il presidente della regione, Vincenzo Campagna, Vincenzo De Luca, facendo seguito alle iniziative intraprese per l'assistenza ai disabili e alle riunioni con i vertici delle strutture sanitarie regionali avute nelle settimane scorse per superare le possibili conseguenze del decreto numero 85 firmato dal commissario alla sanità, ha già inviato un ordine di servizio ai direttori generali delle aziende sanitarie locali, invitandoli a porre tempestivamente in essere ogni utile azione al fine di scongiurare ipotesi di sospensione nell'erogazione delle prestazioni sanitarie disabili e di garantire il diritto alla salute di soggetti particolarmente deboli. Ed intanto ieri sempre De Luca ha incontrato il ministro Lorenzin per discutere del nodo delle convenzioni delle strutture private della sanità campana. Niente clausola contrattuale sulla rinuncia ai crediti pregressi, tranne che per quelli del 2016, slittamento al 15 ottobre della scadenza delle convenzioni. Questi i dati principali emersi dal summit. L'accordo sospende per ora la crisi. I punti salienti partono dalla clausola stabilita dal MISE, secondo cui per firmare le nuove convenzioni le strutture private avrebbero dovuto rinunciare ai crediti pregressi. Dall'incontro è emerso che è corretto applicare la clausola contrattuale per la stipula dei nuovi contratti, limitando gli impegni relative ai contenziosi al solo anno 2016. Passiamo ora alla cronaca. Due capolavori di Van Gogh dal valore di 100 milioni di euro rubati 14 anni fa nel museo di Amsterdam sono stati recuperati nella casa di un camorrista a Castellammare di Stabia. I due dipinti sono tra i beni ritrovati in un'operazione della Guardia di Finanza nell'ambito di indagini condotte dalla direzione distrettuale antimafia partenopea. Vediamo. Non solo barocchismi. Nella casa di un camorrista c'erano anche due capolavori di Van Gogh del valore di 100 milioni di euro, rubati 14 anni fa nel museo di Amsterdam. La realtà supera Gomorra. I due dipinti sono tra i beni ritrovati in un'operazione della Guardia di Finanza che ha eseguito a Castellammare di Stabia un sequestro patrimoniale nei confronti di un'associazione camorristica dedita al traffico internazionale di cocaina. Ad eseguire il sequestro il nucleo di polizia tributaria di Napoli nell'ambito di un'indagine condotta dalla direzione distrettuale antimafia partenopea. E ci sono le dichiarazioni rese da un pentito dietro al ritrovamento dei due dipinti. Le parole di Mario Cerrone, arrestato lo scorso mese di gennaio, hanno permesso di far recuperare i quadri acquistati dall'insospettabile broker della droga Raffaele Imperiale ed ora custoditi in una casa del latitante nella sua città di origine, Castellammare di Stabia. Il sequestro si inserisce nell'ambito di una più ampia inchiesta tesa a stanare il giro di droga a livello internazionale messo in atto da cosche napoletane. Nel mirino il clan Amato Pagano che opera da anni nei comuni di Melito, Arzano, Mugnano e Casavatore. L'ex sindaco ed attuale governatore della Campania, Vincenzo De Luca ed altri 41 imputati tra tecnici, funzionari comunali ed imprenditori sono stati assolti perché il fatto non sussiste dalla seconda sezione penale del Tribunale di Salerno nel processo SeaPark relativo a presunte irregolarità nell'iter per la realizzazione di un parco acquatico poi mai ultimato nella città campana. De Luca era accusato di associazione per delinquere falso e abuso d'ufficio, lo stesso
PM Vincenzo Montemurro aveva chiesto nell'aprile scorso l'assoluzione di tutti gli imputati. Vincenzo De Luca, commentando l'assoluzione nel processo SIPARC, chiama in causa senza nominarla la presidente della Commissione parlamentare antimafia Rosy Bindi. E i carabinieri della compagnia di Maddaloni hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di numerosi indagati, tra cui figura il sindaco del comune di San Felice a Cancello Pasquale De Lucia e altri appartenenti all'amministrazione comunale e diversi imprenditori ritenuti responsabili tra l'altro di associazione a delinquere, corruzione, concussione, finanziamento illecito ai partiti, turbata libertà degli incanti e truffa. Per il primo cittadino, che è anche consigliere provinciale di Caserta e in passato è stato consigliere regionale, è stato disposto il carcere. De Lucia, fino allo scorso mese di maggio, quando si è dimesso, era vicepresidente della provincia di Caserta. L'inchiesta della Procura di Santa Maria Capua Vetere verte su una vicenda di appalti concessi in cambio di mazzette. Sfiorata la tragedia in una palazzina di via Studi a Salerno, ad intervenire i poliziotti della questura di Salerno dopo una segnalazione telefonica. Effettivamente nella palazzina dei 5 piani veniva constatato dagli agenti un intenso odore di gas provenire dall'appartamento del piano terra, che presentava finestre con inferriate anti-intrusione e porta d'ingresso chiusa. Da una delle finestre i poliziotti hanno intravisto il corpo di una donna riversa sul letto. L'ambiente ormai saturo di gas sarebbe potuto esplodere causando il crollo dell'intero edificio. Perciò, senza attendere l'intervento dei vigili del fuoco, i poliziotti, dopo aver allontanato tutti i presenti, hanno abbattuto la porta salvando la donna di 84 anni, che è stata poi affidata al personale medico. La donna ha riferito di aver aperto le manopole del gas della sua cucina nella serata precedente con l'intento di porre fine alla propria esistenza in un momento di sconforto, perché sola e ammalata. Il tempestivo intervento degli operatori di polizia ha evitato una tragedia. E ieri pomeriggio a Battipaglia i carabinieri della locale compagnia, agli ordini del capitano Eric Fasolino, hanno tratto in arresto un 33enne di Olevano sul Tusciano per violazione di domicilio aggravata da violenza sulle cose e sulle persone alla presenza di minori. I carabinieri, su richiesta di intervento giunta al 112 di Battipaglia dall'ex moglie, una 30enne ucraina proveniente residente nel centro, si sono portati presso il domicilio della donna, sorprendendo l'uomo, il quale, dopo essersi introdotto senza alcuna autorizzazione all'interno della sua abitazione ed averla nuovamente picchiata alla presenza della figlia di 2 anni, si stava impossessando, dopo averla smontata, della cucina, asserendo essere di sua proprietà. La donna, accompagnata al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Speranza, è stata riscontrata affetta da escoriazioni alle braccia e contusione sternale, dimessa dopo 5 giorni di prognosi. L'arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnato alla sua abitazione in regime detentivo in attesa del giudizio direttissimo. E ora ci spostiamo a San Valentino Torio. Il sindaco Michele Stranese firma un'ordinanza che prevede maggiori controlli rispetto alla residenza di stranieri nel comune dell'Agro. Vediamo. Sì all'integrazione e alla convivenza con gli stranieri, ma senza trascurare la sicurezza, con un pugno duro nei confronti dei clandestini. Firmata dal sindaco di San Valentino Torio Michele Stranese, un'ordinanza che riguarda l'accesso alle residenze nel comune dell'Agro di cittadini stranieri. Vi sarà una maggiore severità e si procederà con controlli che saranno effettuati nelle abitazioni. Un passo importante verso una maggiore sicurezza e regolarità, definisce così tale ordinanza il primo cittadino stranese, che aggiunge: vogliamo accogliere persone che vivono in condizioni decenti e adeguate dal punto di vista igienico-sanitario e tutti devono essere in regola. A San Valentino Torio vivono al momento ufficialmente 850 stranieri su 11.000 abitanti. La convivenza è pacifica, ma a tale numero vanno sicuramente aggiunti gli irregolari, ed è proprio verso i clandestini che si intende adottare il pugno duro. Ma non solo. Si intende capire se quanto dichiarato da famiglie straniere residenti nel comune dell'Agro sia reale o se in abitazioni talvolta fatiscenti viva un numero eccessivo di cittadini. Con la presenza
presenza magari di irregolari. Si inizierà con un tavolo di lavoro che vedrà insieme le forze dell'ordine, si procederà poi su campione o su segnalazione con i controlli. Controlli tesi ad evitare che sul territorio cittadino vi fossero stranieri irregolari, magari alloggiati in abitazioni precarie, erano state avviate nei mesi scorsi anche a San Marzano sul Sarno. Ed il mese di agosto, in un blitz interforze, era stato messo al setaccio l'intero centro storico. Ora anche a San Valentino Torio si procederà in tal senso. Rispetto invece ad un possibile arrivo di migranti, il primo cittadino ribadisce la disponibilità data alla prefettura, sottolineando che strutture pubbliche non ve ne sono e bisognerebbe dunque puntare sul privato. Lieto fine per i 14 dipendenti dell'acquedotto Mercato Palazzo che da mesi non percepivano lo stipendio. Il prossimo 3 ottobre prenderanno servizio con la Gori. Soddisfatto del risultato il sindaco di Sarno Giuseppe Canfora. Vediamo. Dopo anni di proteste arrivano finalmente le tanto attese assunzioni per gli operai dell'acquedotto Mercato Palazzo. 14 dipendenti dell'acquedotto, che da diversi mesi non percepivano lo stipendio, il 3 ottobre prenderanno servizio con la Gori. Un risultato raggiunto grazie all'impegno del sindaco di Sarno Giuseppe Canfora, del vice sindaco Gaetano Ferrentino e dall'amministrazione comunale. Il rappresentante della CISL, il dottore Ferraioli, ieri con un messaggio telefonico mi ha ringraziato a nome suo e a nome degli operai della Gori perché finalmente la situazione di lavoro di questi operai è giunta felicemente al termine, sono stati assunti, quindi certamente quando la politica fa sinergia con gli operai, con i sindacati, con le istituzioni regionali, perché poi il plauso maggiore va al governatore, va anche al vicegovernatore De Luca e a Bonavitacola che hanno preso a cuore questa situazione, insomma è il dramma di questi operai che per 2 anni senza nessuna garanzia continuavano a prestare la loro opera, finalmente si è conclusa positivamente. E cominciano i lavori per la prossima stagione natalizia della città di Pagani, promossa dalla locale Confcommercio. Il presidente Luigi Amendola ha annunciato un incontro con l'amministrazione sull'argomento. Vediamo. Ah, si chiama Tom! Dare un forte impulso non solo al commercio ma a tutta la città di Pagani allestendo un grande cartellone di eventi natalizi è l'obiettivo della Confcommercio Pagani, pronta a regalare alla città di Sant'Alfonso una meravigliosa stagione natalizia. Il prossimo 5 ottobre avrà luogo un incontro preliminare con l'amministrazione presso il comune di Pagani sull'argomento. Per quanto mi riguarda siamo già in ritardo per la programmazione natalizia. La programmazione natalizia di quest'anno prevede cose interessantissime. Il primo obiettivo è quello di isolare la desertificazione sul nostro territorio. Vogliamo le persone che scendono per strada, vogliamo un Natale diverso, ce lo siamo prefissati e quindi già dal 1° di settembre noi siamo al lavoro per programmare il nostro Natale a venire. Ovviamente già da come ho detto, completamente diverso rispetto a prima. Stiamo avviando una netta sinergia tra le varie associazioni, insieme agli amministratori ovviamente e non solo, insieme ai padri redentoristi e non solo, stiamo cercando di metterci tutti quanti insieme per avere un Natale diverso. Al momento stiamo mettendo all'interno della pentola tutti gli ingredienti necessari per far nascere questo programma nuovo. Uno di questi, ed è una delle poche cose che dirò al momento perché non lo possiamo ancora svelare, è quello di avere delle luminarie almeno per quest'anno completamente diverse rispetto a quelle che abbiamo avuto fino adesso. Senza le istituzioni non si va da nessuna parte, noi ci possiamo mettere le idee, ci possiamo mettere il lavoro. Il giorno 5 presso la sala giunta del comune di Pagani ci sarà il primo incontro ufficiale per la programmazione natalizia. Noi oltre al discorso delle luminarie ipotizziamo anche tante altre novità che vorremmo mettere in campo e una di queste è un po' il rispolvero dei prodotti tipici locali, ancora perché no, dei prodotti che anni fa si utilizzavano
per il Natale, che adesso invece, insomma, oggi a Natale si mangia lo spaghetto, spaghetti con le vongole. Anni fa invece non era così. Anni fa c'era un altro tipo di tradizione, c'erano gli spaghetti con le noci, quando non si poteva comprare, diciamo, il pesce natalizio. Quindi perché non andare alla riscoperta delle cose di prima e quindi dei prodotti che si utilizzavano prima? Vi ho dato delle anticipazioni. Il presidente dell'associazione No AIDS Onlus di Pagani, Giuseppe Baroni, in una nota ha chiesto al comune di attivarsi affinché l'8 per 1000 dell'ente venga destinato all'edilizia scolastica al fine di un miglioramento di tutte le scuole presenti sul territorio comunale di Pagani. Le amministrazioni comunali hanno tempo fino al prossimo 15 dicembre per presentare richieste al fine di accedere ai fondi destinati all'8 per 1000 all'edilizia scolastica. Barone chiede che il Consiglio Comunale e la Giunta avviino le procedure per far sì che ciò avvenga. Ed ora per noi qualche breve istante di pubblicità, tra poco con la pagina sportiva.